Ben trovati dalla Bombonera di Monterranaro e siamo qui in diretta per raccontarvi la sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie B Girone C tra la Sutor Premiata Monterranaro e la Risto Pro Fabriano. Un derby sentitissimo tra le due tifoserie che ritornano a vedersi dopo i vecchi pasti di un tempo, andando così a rinsaldare una vecchia amicizia, e lo possiamo vedere dai gradoni della Bombonera, che sono colorati da una parte con i colori della squadra di casa, il giallo-blu, e dall'altra con il bianco-azzurro della storica Fabriano. Andiamo a dare uno sguardo ai due roster, a iniziare da quello ospite allenato dal coach Federico Grandi, col numero 4 Fratto, col numero 6 Pacini, col numero 8 Petrucci, col numero 9 Del Testa, col numero 10 Paolini, col numero 12 Berletto, col numero 15 Garri, col numero 19 Quaccio, col numero 23 Radonitz, col numero 30 Gianni. Per la Sutor Premiata Monterranaro, col numero 3 Lupetti, col numero 5 Ragusa, col numero 7 Villa, col numero 8 Diegile, col numero 9 Tremolada, col numero 10 Jovic, col numero 11 Ciarpella, col numero 12 Caverri, col numero 13 Polonara, col numero 18 Palmieri, col numero 20 Panzieri, col numero 23 Lucaggi, l'alleatore il signor Marco Ciarpella. Ma ora è il momento delle due squadre che sono unite nei pressi della lunetta per l'iniziativa della Lega Nazionale Pallacanestro, organizzati insieme alla Pallacanestro Crema per promuovere su tutti i campi di Serie 2, di Serie B, la campagna No Violenza contro le Donne, per sensibilizzare contro la violenza di genere e diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto delle donne. Un momento importante che è stato promosso su tutti i campi di Serie 2 e di Serie B proprio in questo fine settimana. E ora le due squadre, oltre allo spettacolo che si sta vivendo sugli spalti, ci hanno regalato prima della palla 2 un momento sicuramente socialmente importante e toccante anche da questo punto di vista. Ricordiamo che la Risto Pro Fabriano precede, diciamo, la Sutor a quota 12 punti, ma è reduce dalla sconfitta contro la Trebek 100 di una settimana fa, uno scontro di alta quota, mentre la Sutor Premiata Monterranaro è reduce dal blitz di sabato sera scorso sul parquet di Ozzano, dove è andata a vincere 76-72, vittoria come da stile Sutor, soffertissima, arrivata solo nelle battute finali, che ha consentito alla Sutor di raggiungere la doppia cifra in graduatoria, quota 10 punti. Come dicevamo prima, questa gara è un derby che ritorna in auge dopo i vecchi fasti di un tempo tra due società che hanno scritto letteralmente la storia del basket marchigiano, due società che sono state capaci di riprendersi dopo delle vicende societarie non proprio limpide, però la passione ha vinto la tenacia di due paesi che sono indissolubilmente legati alla pallacanestro e amano profondamente questo sport. Manca un minuto alla prima palla 2, si scalda tutta la Bombonera, a partire dai tifosi di casa che hanno dato il via alla proverbiale samba giallo-blu a cui stanno partecipando veramente tutti, pubblico ospite compreso. Un momento veramente bello. Bene, dopo aver goduto di questo prologo di sfida dove i protagonisti sono stati i tifosi, ora è il momento della palla 2, dove i protagonisti saranno i 5 giocatori della Sutor e i 5 giocatori della Risto Pro Fabriano, che si contenderanno questo derby delle Marche.
ecco i giocatori di Fabriano che stanno facendo il loro ingresso sul parquet. Vediamo Merletto, vediamo Garri, sicuramente il giocatore più atteso, vediamo Paolin, il numero 19 Guaccio e il numero 23 Radonitz. Per la Sutor c'è Lupetti e Ciarpella che agiranno ai lati di Michele Caverdi con sotto le placce Pazzieri e Polonara, e proprio Polonara che sarà l'addetto come di consueto a contendersi la palla 2 del match. Sulla cerchio di centrocampo sono lui, Polonara e Garri. Conquista il primo possesso l'Aristo Pro Fabriano con Merletto. Merletto scambia con Paolina, contrastato da Caverdi, fuori ancora per Merletto, va dentro poi Paolin, dentro per Garri. Garri trova l'imbucata sotto canestro per Radonic che va a mettere a segno i primi due punti della gara. Risponde ora la Sutor. Polonara, Lupetti ancora fuori per Caverdi, Caverdi per Pazzieri, Caverdi prova la bomba, Caverdi ma trova il ferro e poi la palla si sveglia fuori. Buon piazzamento della difesa biancoazzurra che ha costretto al tiro Caverdi che non ha trovato fortuna. Riparte Fabriano con il numero 12 Merletto, scambia con Paolin, va dentro il numero 10 biancoazzurro ma il suo tentativo viene stoppato prima dal tabellone poi dal ferro. Rimessa Sutor, Caverdi come il solito è lui a impostare la manovra gialloblu. Ricordiamo i suoi decisivi 22 punti messi a segno una settimana fa sul campo di Ozzano e un finale di gara per lui sempre in crescendo, ed è stato il principale protagonista della vittoria su Torino. Radonitz, siamo già dall'altra parte, Garri si gira su Polonara, Garri poi va fuori ancora per Radonitz, Paolin va dentro, Paolin viene contrastato da Alessandro Pazzieri fallosamente, quindi ci saranno due tiri dalla lunetta per il numero 10 biancazzurro. Proprio sotto il settore occupato dai tifosi del Fabriano e non sbaglia. Parziale di 5-0 per Risto Pro. Caverdi dentro per Polonara che va a mettere a segno i primi due punti della Sutor in questo match, che portano appunto la firma del suo giocatore più esperto, ovvero Valerio Polonara. Risponde ora Fabriano con il numero 19 Guaccio ma non trova fortuna il suo tentativo. Riparte la Sutor che recupera il pallone, va dentro Lupetti, fuori per Pazzieri, ancora Lupetti in possesso, da tre punti Lupetti, troppo lungo il suo tentativo e il rimbalzo viene conquistato da Paolin che ora riparte per Fabriano. Paolin dentro per Radonitz, contrastato da Pazzieri che tocca la sfera che si perde fuori. Rimessa Fabriano, lo stesso Paolin si occuperà di questa rimessa da fondo campo. Paolin la scarica fuori per Radonitz, Merletto in possesso, ha spazio Merletto per andare dentro, si incuria bene e va a mettere il canestro comodo comodo. 7-2 Fabriano. Risponde la Sutor ora, Caverdi, Pazzieri, giro palla tra Polonara e Lupetti, Caverdi va dentro ora, Caverdi si gira bene su Garri e trova il canestro, il play gialloblu. Risponde, siamo già dall'altra parte, risponde Fabriano, non si intende Guaccio con Garri nel suo tentativo di andare dentro con un passaggio filtrante, ma
La palla si aspetta fuori, riparte ora la Suca. Polonara, Ciarpella, siamo sempre fuori dal pitturato. Polonara, Caverdi ora va dentro, si eleva Michele Caverdi e trova il suo quarto punto della gara, il meno uno Sutor. Paolin, Garri fa un po' a spallate con Polonara sotto canestro, ma poi fa valere la sua qualità e con un gancio destro riesce a mettere il canestro che vale il più 3 Fabriano. Risponde ora Lupetti con una tripla che però è troppo lunga, si spegne sul ferro, recupera Radonis in rimbalzo, riparte Fabriano con Merletto in possesso. Radonis, Paolin è riuscito fuori ma a quanto pare è stato ravvisato un fallo del numero 23 Radonic del Fabriano, quindi ci sarà una rimessa della Sutor che ora opta il suo primo cambio del match, ovvero falso ingresso Francesco Villa, che ha preso il posto di Lupetti. Ora è Polonara a spazio per la bomba da tre Polonara, ma trova anche lui il ferro a dirgli di no. Riparte Fabriano, Merletto, Garri, Paolin, siamo sempre fuori, va dentro Paolin, poi la palla viene recuperata da Ranolitz. Garri, ben organizzata, c'è da dire la manovra fabrianese, poi Garri da sotto canestro, viene contrastato efficacemente da Ciarpella che subisce anche fallo. E ci sarà ora rimessa per la premiata. Caverdi, siamo a metà esatta del primo quarto, 6 per la Sutor, 9 per Fabriano, sicuramente ritmi contratti. Ora Villa da 3 punti, troppo corto il suo tentativo. Riparte Fabriano, Radonic, Merletto dentro per Guaccio, prova a girarsi ma subisce fallo da Francesco Ciarpella. Rimessa a Fabriano, Garri ancora fuori per Merletto, vai in possesso il play fabrianese. Radonis, Paolin dopo un problema col controllo prova il suo tentativo da tre che va abbastanza lontano dal centro. Ora la palla passa alla Sutor e sarà Villa ad amministrare. Scambio con Caverni, Ciarpella dentro per Polonara, fuori per Pazzieri da tre punti, Pazzieri! Alessandro Pazzieri mette la prima tripla della premiata Monteranaro e la prima tripla del match per il 9-9. Ora però è Fabriano a rispondere repentinamente con Radonic a portarsi di nuovo avanti. Sta giocando effettivamente un buon basket. Ora però c'è Fabriano che recupera la sfera dopo un errore in possesso della Sutor e Paolin va a metterla comodo comodo a canestro. 13 in ristopro Fabriano, 9 Sutor premiata Monteranaro che chiama il primo time out del match.
nuovo collegati con la bombonera di Monterranaro. Dopo il primo time out del match, un match che per il momento sta conducendo l'Aristo Pro Fabriano per 13 punti contro i 9 della super premiata Monterranaro, si sta giocando sicuramente su ritmi molto intensi in campo e forse ne va meno in questo istante lo spettacolo, ma è sicuramente un bel basket quello che si sta vedendo sul parquet della Bombonera, che ora si riparte dalla rimessa Sutor operata da Villa, che lascia l'incompensa a Michele Caverni, tallonato dal numero 12 Berletto. Va dentro Caverni, però poi si rifugia fuori dal pitturato da Villa. Villa da tre punti, sbaglia il suo tentativo, riparte Fabriano, Radonjic, Merletto, dentro per Faratto, Paulin, Quaccio, contrastato efficacemente da Francesco Ciarpella, che costringe all'errore Guaccio. Ora si riparte dalla rimessa Sutor. Caverni, nel frattempo la Sutor ha operato una sostituzione, è uscito il numero 13 Pollonara, è entrato il giovane classe 2000 Jacopo Ragusa. Villa fuori per Francesco Ciarpella, che dà tre punti dall'angolo, lo sbaglia. 12 su tua premiata Monterranaro, 13 Fabriano. Molto equilibrato questo primo quarto fino a questo momento perlomeno. Risponde ora Fabriano con il numero 9 del testa, che non trova la via del canestro, perde il contatto con la sfera Fratto, recupera la Sutor. Villa, tutto fuori per Pazzieri. Ragusa da sotto canestro, si gira su Radonjic che commette fallo secondo l'arbitro, e ci saranno quindi due tiri dalla lunetta, anzi no, scusate, rimessa dal fondo per la premiata Monterranaro, che fa entrare ora sul parquet nuovamente Lupetti. Villa, tutto fuori per Ragusa. Villa ancora, prova ad andare dentro Villa, ma trova l'opposizione di Paulin. Nuovo cambio per la Sutor, che cambia il numero 20 Pazzieri e fa il suo ingresso in campo con il numero 8, il capitano gialloblu Riccardo Diagilla, che è proprio lui ora a toccare la sua prima palla del match. Scambia con Villa, Villa si eleva e trova il canestro che vale il primo vantaggio del match della Sutro quando mancano 2 minuti esatti al termine del primo periodo. 14 premiata, 13 Risto Pro. Risponde ora Fabriano. Paulin ancora fuori, dentro ora per Fratto, che viene contrastato in maniera irregolare dal numero 8 di Angilla. Rimessa Risto Pro. Si fanno sentire nel frattempo le due tifoserie che a gran voce stanno sostenendo i propri beniamini. Paolini, contrastato da Villa, ma Paulin recupera la palla, va dentro Paulin, si libera bene dei due diretti marcatori e mette a dire la verità un grande canestro. Ritorna avanti Fabriano. Villa da tre punti, Villa! Villa! Seconda tripla in fila della Sutro premiata Monterranaro con Francesco Villa, che proprio sotto il settore giallo-blu va a mettere il canestro che vale il più 2 Sutor. Riprende ora
Fabriano con Garri che viene contrastato da Jacopo Ragusa. Ci sarà quindi ora la palla per Fabriano con una rimessa per, con la Sutor che fa fare il suo ingresso in campo al giovane Michele Tremolada. Siamo arrivati all'ultimo giro di lancette, quasi 1:07 al termine. Garri, Paolin contrastato da Villa, Fratto blocca Villa, Paolin dentro per Fratto, si gira Fratto ma la palla viene recuperata da Ragusa. Al ribalzo riparte la Sutor, Villa, poi Giacilla fuori per Lupetti, ancora per Tremolada. Villa cerca spazio ma non lo trova, ora prova a andare dentro da solo, si chiudono le maglie dell'Aristo Pro che recupera la palla e riparte dopo Garri. Ora è Paolini in possesso, dentro va dentro ancora per Garri, si gira ma non trova la via del canestro l'esperto centro dell'Aristo Pro, che ora sostituisce il numero 10 Paolin con il numero 12 Merletto. 26 secondi al termine, possesso per la Sutor. Villa ora deve gestire la Sutor questo ultimo possesso verosimilmente molto importante. Villa, poi tutto fuori per Tremolada, contrastato dal numero 8 Petrucci, e con Monterraro che si guadagna una rimessa veramente importante nell'economia di questo primo quarto. Con qualche problema recupera Villa, Tremolada cerca spazio, Panzieri da tre punti, la palla sbatte sul ferro e scavalca direttamente il tabellone. Era difficile effettivamente mettere questo canestro da tre. Poi sulla rimessa della Risto Pro si chiude il primo periodo della sfida tra la Sudo premiata Monterranaro e la Risto Pro Fabriano, che dopo i primi 10 minuti vede il vantaggio dei ragazzi di Coach Ciarpella per 17-15. Di nuovo collegati con la Bombonera di Monterranaro per goderci il secondo quarto della sfida tra la premiata e la Risto Pro. I ragazzi di Coach Ciarpella stanno conducendo dopo un primo bellissimo e intensissimo primo quarto per 17-15. Sugli spalti c'è un grande spettacolo, ma in campo le squadre se le sono date perlomeno per nei primi 10 minuti di santa ragione. La Sutor ha risposto con delle triple pesanti alle grandi qualità degli elementi del roster di Fabriano. Ecco che comunque siamo ripartiti
dalla rimessa per la Sutor che gestisce ora con Luppetti. Il Veregrezze prova il primo tiro del match, ma è troppo lungo. Riparte Fabriano. Garri. È stato ora ravvisata una irregolarità da parte del direttore di gara con il fallo del capitano gialloblu di Agila, quindi ci sarà ora la rimessa per Fabriano che riparte da Merletto. Cerca spazio il play bianco-azzurro e lo trova in Fratto, che però si rifugia ancora fuori dal pitturato. Poi la difesa si chiude, ma la difesa gialloblu si è chiusa, ma la palla è finita a Fratto, che ha commesso un'infrazione. Un po' di perplessità da parte del numero 4 biancazzurro, che ha qualcosa da dire al direttore di gara, ma ci sarà, si ripartirà dalla rimessa per la premiata Monterranaro. Villa contrastato da Merletto, si vola Villa, supera la metà campo, scambia con Tremolada. Luppetti cerca spazio, Luppetti si ripuscia ancora fuori per Villa, va dentro Villa, poi sotto canestro per Ragusa, e poi sbaglia Ragusa, ma sotto canestro è più lesto Francesco Villa, che mette i primi due punti gialloblu del secondo periodo. Grande apporto di Villa anche in questa fase del match, buon impatto sicuramente sulla gara per il numero 7 gialloblu. Rimessa ora Fabriano, Garri, Merletto, va dentro Merletto, scappia con il numero 9 del testa, poi fuori Merletto, spazio per il suo tentativo da tre, ma trova il ferro Tremolada, recupera il rimbalzo, Tremolada ancora, va dentro per Ragusa, da due punti Ragusa, la palla dazza sul ferro ma finisce fuori. Merletto riparte, siamo già dall'altra parte. Fratto, Merletto prova il passaggio dentro per Fratto, ma trova le gambe di Villa e quindi si riparte dalla rimessa per la Risto Pro. Del testa da sotto canestro va a mettere i primi due punti del secondo periodo per la Risto Pro Fabriano. 19 Sutor, 17 Fabriano. Quando sono passati esattamente due minuti in questo secondo periodo, risponde la Sutor e lo fa ancora con il suo nuovo, col suo uomo più caldo sicuramente, Francesco Villa, che va a prendersi anche l'applauso dei supporters gialloblu. Ora è la Risto Pro a rispondere con Merletto, dentro per Garri, ma è bravo a fare pressione Ragusa. E durante la ripartenza la palla finisce dall'altra parte e secondo l'arbitro c'è stato il fallo operato dal numero 9 biancazzurro del testa. Proprio il numero 9 adesso biancazzurro sta dando a colloquio con il capitano gialloblu di Agilla, ma a quanto pare ci saranno due tiri liberi per la Sutor premiata Monterranaro. Se ne occupa il primo Francesco Villa, che va a segno. E va anche il secondo. Sei punti della Sutor in questo secondo periodo e portano tutti la stessa firma, ovvero quella di Francesco Villa, che ora esce per entrare a far posto a Michele Caverni. Rimessa Sutor, Giacilla, Caverni, va dentro Caverni, poi tutto fuori per Tremolada. Caverni, troppo corto il suo tentativo dall'angolo da tre. Riparte la Risto Pro, che recupera con Petrucci il rimbalzo. Del testa,
8 dall'altra parte per il numero 8 Petrucci, che lo sbaglia da 3 punti e trova la prima tripla del match per Fabriano. Ragusa, tremolata, risponde ora la Sutor. Caverni, fa dentro Caverni, si eleva, ma la palla sbatte sul ferro e esce fuori, purtroppo per la Sutor. Garri, del testa, dentro ancora per Garri, che subisce fallo da tremolata. Anzi, il fallo è stato commesso dal capitano giallo-blu Biancilla, è proprio lui che ora abbandona il parquet per far entrare il numero 13 Valerio Polonare, ma ora si riparte dai tiri liberi a favore dell'Aristo Pro Fabriano. Dalla lunetta andrà l'esperto Garri, fallisce il primo Garri. Anche il secondo, 0 su 2 per Garri. Sutor recupera ora la sfera con Caverni, scambio con Trebolata, ancora Caverni in possesso, poi sempre fuori per Lupetti, ora Ragusa, Lupetti da 3 punti, trova ancora il ferro il numero 3 Veregrenze, recupera la Risto Pro con Merletto. Fratto dentro per Garri, che però viene spintonato da Lupetti. Andrà nuovamente dalla lunetta Garri per l'Aristo Pro Fabriano. Ma questa volta il primo tentativo di Luca Garri. Ed è vincente anche il secondo. Si avvicina la Risto Pro Fabriano, 23 Sutor, 22 Fabriano, che ora fa uscire Luca Garri per far posto al numero 30 Cianci. Caverni, riparte ora Sutor. Cerca spazio Caverni, lo trova Michele Caverni, andando così a mettere i suoi primi 2 punti del secondo periodo. Siamo esattamente quasi alla metà del secondo quarto. Attenzione ora del testa, prova ad andare a canestro, la palla danza sul ferro ma non entra. Ora per la Sutor Monterraro fa il suo nuovamente il suo ingresso sul parquet Alessandro Panzieri, che prende il posto del giovane classe 2000 Jacopo Ragusar, ma si ripartirà dalla rimessa per la Risto Pro Fabriano. La palla arriva fuori per Fratto, scambia con Merletto. Merletto prova ad andare dentro e ci riesce, ma non riesce poi a metterla dentro. Poi a tentativo al rimbalzo è stato ravvisato un fallo di Panzieri sul numero 30 Cianci, e quindi ci sarà ora la rimessa per la squadra ospite. Rimessa. Del testa, va dentro poi per Fratto, si gira su Polonara Fratto, ma non passa, palla ora a Lupetti, siamo già dall'altra parte. Bel passaggio di Lupetti da dietro per Polonara, che ora è sotto canestro. Polonara, gancio di Polonara, che
non inquadra minimamente che adesso riparte l'Aristo Pro con Merletto. Petrucci dentro per Cianci, si rifugia ancora fuori per Merletto. Merletto da tre punti, e nel frattempo i supporters ospiti hanno esposto lo striscione. Un saluto agli amici della Sutor, questo un bel messaggio sicuramente, vista la bella e antica amicizia che c'è tra questi due paesi, tra queste due tifoserie che hanno fatto ovviamente la storia del basket marchigiano, e oggi si rincontrano sul parquet della Bombonera in questa emozionante, in questo emozionante girone di Serie C, di Serie C, girone di Serie, di girone C di Serie B, scusate. Nel frattempo la Sutor fa entrare Jovic a posto di Trevolada, primi minuti, primi istanti del match per Jovic, mentre per la Risto Pro fa il suo ingresso in campo ancora Luca Gari, che prende il posto di Fratto. Ora è la Sutor ad amministrare con Caverni, va dentro Caverni, si eleva ma non trova la via del canestro, trova il rimbalzo Garri, ora scambia con Merletto, dentro per Petrucci, ha provato il passaggio per Cianci ma sulla linea di passaggio ha trovato la mano di Pazzieri, che ha spinto la palla fuori. Ritorna ora in campo per la premiata Monterranaro Francesco Villa, mentre per la Risto Pro è Paolina a fare il suo ingresso nuovamente sul parquet. Paolina, ora proprio lui a provare la tripla che però è troppo lunga, recupera il rimbalzo Pazzieri, riparte la Sutor proprio con Villa, Pazzieri ancora dentro per Polonara, Villa Polonara si rifugia fuori per Caverni, ancora per Jovic, da tre punti Battiscia Jovic. Si scalda il Montenegrino e scalda anche il pubblico della Bombonera. Time out chiamato dalla panchina ospite. Collegati dalla Bombonera, e ci eravamo lasciati con Matija Jovovic che ha messo per la Sutor la tripla che vale il più 6 per la formazione di coach Ciarpella, 28 premiata, 22 Risto Pro, dove la differenza per il momento la stanno facendo proprio queste situazioni da tiro piazzato da 3, e Jovovic, mio impatto con il match, non poteva averlo quando mancano 3 minuti e 17 secondi al termine del secondo periodo. Riparte Fabriano ora del testa, dentro per Petrucci, contrastato da Villa, efficacemente recupera la Sutor, ora ancora Jovovic che però non riesce a passare, a mandare la palla a destinazione a Villa, postato fuori, recupera Petrucci che si va tutto in campo e va a depositare un grande canestro. Ora è lo stesso Petrucci ad avere qualche rimostranza per l'arbitro, forse lamentava un tocco di un difensore giallo-blu, a quanto pare non è dello stesso avviso
l'arbitro, quindi è stato fischiato fallo tecnico. Si riparte ora dal tiro alla lunetta per la premiata Monterolaro. Villa, va Villa, va Villa, che non fallisce questo tentativo dalla lunetta. E riparte proprio la premiata dalla rimessa. C'è qualcosa ancora di irrisolto tra la panchina della Risto Pro e la direttrice di gara. Comunque si riparte dal 29 per la premiata e dal 24 per la Risto Pro Fabriano. Proprio ora Polonara, Caverni, Villa, va dentro Villa, poi prova il passaggio sotto canestro a Polonara sulla linea, trova Garri sulla linea di passaggio, ha trovato Garri che ha spinto la palla fuori, rimessa Sutor, Caverni, poi c'è Villa che da una posizione proibitiva e con una postura decisamente singolare ha provato da tre punti, ma la palla ha sbattuto sulla parte superiore del tabellone, ma era francamente difficile andare a segno con un tentativo così. Parte Fabriano, Paolini in possesso, contrastato da Caverni. Ora spazio Paolin, va dentro il numero 10, poi scarica fuori per Garri, ancora Paolin cerca degli spazi che trova infratto, trova infratto, ma viene fischiato di una irregolarità con i 24 secondi che sono terminati e quindi la palla passa alla Sutor quando mancano due minuti esatti al termine del secondo periodo. Ancora la Sutor a condurre con più 5. Jovovic, Caverni, va dentro Caverni, poi la dà a Polonara che sbaglia il primo tentativo ma realizza il secondo. Ottimo Polonara che subisce fallo e va in lunetta proprio sotto il settore occupato dai supporters giallo-blu. È stato temerario Polonara a crederci e la sua fede è stata ripagata. Ora, prima di questi tiri dalla lunetta, la Sutor cambia panzieri con Jacopo Ragusa che ritorna in campo, mentre si appresta a tirare dalla lunetta Valerio Polonara. Va Valerio Polonara, sbaglia il suo tentativo dalla lunetta, riparte l'Aristo Pro. Merletto in possesso, Paolin fuori per Garri, Paolin ancora, va dentro Paolin, si libera dalla marcatura, serve Garri che non sbaglia da sotto canestro. 31 Sutor 26 Fabriano. Caverni, Villa, Polonara fuori per Caverni, va Caverni da due punti, troppo lungo il suo tentativo che ritorna nelle mani di Fabriano che recupera con Merletto. Siamo all'ultimo giro di lancette prima dell'intervallo lungo. Merletto cerca spazio, poi si rifugia fuori da Pauline, dentro per Garri, fuori ancora da Petrucci, da tre punti Petrucci, troppo lungo anche il suo tentativo. Recupera la Sutor, Villa velocissimo il numero 7 giallo blu e ora va fuori per Jovic, si butta dentro Matija Jovovic! Matija Jovovic! Realizza
il canestro che vale il più 7 Sutor e il timeout chiamato dalla panchina del Risto Pro Fabriano. Ultimi 30 secondi della prima parte di gara tra la Sutor premiata Monterrenaro e la Risto Pro Fabriano. Conducono i ragazzi di Conciarpella 33-26, ma anche in questo secondo periodo si è visto un grande basket, si sono viste veramente due formazioni che stanno onorando questa nona giornata del girone C del campionato di Serie B. Si riparte comunque dal canestro messo a segno da Jovic, quindi ora è Fabriano a giocarsi questa palla quando il cronometro scorre. Petrucci si butta dentro, trova un canestro importantissimo per Fabriano. Riparte ora la Sutor, 10 secondi al termine. Villa ha tempo per pensare, comunque Villa cambia ancora, ma sulla sirena Villa questa volta, però il suo tentativo non va come ci aveva abituato nelle ultime gare. Finisce sul ferro, ma finisce anche il primo tempo di questa sfida che vede la Sutor premiata vincere contro la Risto Pro Fabriano 33-28. Ora ci vediamo per raccontarvi fra poco il secondo tempo di questa bellissima sfida. We'll be right back.
Di nuovo collegati con la Bombonera di Monterranaro, dove sta per avere inizio il secondo tempo della sfida tra la premiata Monterranaro e la Risto Pro Fabriano. Un bellissimo primo tempo che ha visto vinto dalla Sutor per 33-28, ma adesso si riparte, e si riparte da Fabriano che amministra la prima palla del secondo periodo. E a trovare i primi del secondo tempo, e a trovare i primi due punti è il numero 19, Guaccio. Riparte ora la Sutor. Caverni in possesso, fuori per Lupetti, da tre punti Riccardo Lupetti, che però subisce fallo al momento del tiro del numero 10 Paulin. E ora sarà il numero 3 Vere Grezia a presentarsi dalla lunetta. Va Lupetti e sbaglia il primo dei due liberi. È vincente il secondo. E va anche il terzo, 2 su 3.
per Riccardo Lupetti e l'assunto ristabilisce il vantaggio di più 5. Garri, Paolin, dentro per Guaccio, si gira Guaccio, viene fermato da Ciarpella, recupera la sfera Guaccio, si butta dentro, fallo questa volta di Ciarpella, che ora va a parlare con il direttore di gara. Ma ci sarà ora il tiro dalla lunetta a favore del numero 19 Biancazzurro, ovvero Guaccio. Sbaglia il primo dei due liberi. E vincente il secondo. 1-2 per Guaccio dalla lunetta, riparte ora la Sutor con Caverni, contrastato da Berletto sulla linea di centrocampo. Va dentro Caverni, poi tutto fuori per Lupetti, ancora per Ciarpella, va dentro Ciarpella, ma trova la buona guardia delle maglie biancazzurre, che ora riparte con Merletto, si butta dentro Merletto, subisce fallo a Ciarpella al momento del tiro, secondo fallo di fila fischiato al numero 11 Vere Grezze. E quindi ci saranno ora due tiri liberi per la Risto Pro Fabriano con Merletto dalla lunetta. A colloquio i due direttori di gara, ma ora la palla passa al play biancazzurro. Bene il primo tiro libero di Merletto. Ottimo anche il secondo, 2-2 per Merletto, e Fabriano che rosicchia un po' di punti di svantaggio, 35 Sutor, 33 Fabriano. Statisticamente il Fabriano si sveglia sempre nei terzi quarti le partite, mentre adesso Ciarpella ha provato dall'angolo a mettere una tripla, ma il tentativo è stato decisamente troppo lungo. Riparte Fabriano, Merletto va dentro per Dadonis che si gira su Ciarpella e va a depositare il canestro che vale il 35 pari. Ora la palla è in possesso della Sutor con Caverni, che prova a buttarsi dentro, scambia con Polonara. Polonara si gira su Garri, Valerio Polonara, 37 sul Dor, 35 Fabriano. Come dicevamo, è proprio la formazione di coach Pazza, in genere si sveglia spesso e volentieri nei terzi periodi delle gare, come ha dimostrato soprattutto nelle ultime uscite. E quindi la Sutor dovrà stare molto attenti a questo fattore, dopo aver condotto sicuramente un primo tempo di qualità, e il vantaggio acquisito lo dimostra ora per la Sutor. Fa il suo ingresso in cambio e in campo Matija Jovic, Garri, Merletto. A spazio da tre punti Merletto, ci prova e trova la tripla che vale il nuovo vantaggio dopo quello del primo periodo della Risto Pro Fabriano, che ora conduce 38-37 grazie alla tripla di Merletto. Caverni, Lupetti, dentro per Jovic che si butta nel pitturato, ma trova un fallo del numero 19 Guaccio. Rimessa Sutor, Pazzieri in possesso,
poi va fuori per Caverni. Caverni dentro da tre punti, se leva Caverni, colpisce il ferro, poi è Garri a recuperare il rimbalzo. Siamo già dall'altra parte con Fabriani in possesso. Merletto perde contatto con la sfera, la recupera la Sutor. Lupetti dentro per Michele Caverni. Di nuovo avanti da Sutor, 39-38. Merletto, Paulin. Da tre punti il numero 10 Biancazzurro, troppo lungo il suo tentativo, recupera il rimbalzo pallonare, la dà subito a Lupetti, riparte la Sutor, Lupetti ora spazio per la tripla che però si stampa sul ferro, recupera Pazzieri, ancora fuori per Jovic che si butta dentro, poi non si intende con Polonara, ma fortunatamente non c'è nessun giocatore biancazzurro a recuperare la sfera che viene ripresa da Lupetti. Ora Montegranaro sostituisce il numero 12 Caverni con il numero 7 Villa, riparte, si riparte dalla rimessa per Fabriano. Garri, Merletto si butta dentro il play biancazzurro ed è vincente il suo tentativo che fa andare di nuovo avanti l'Aristo Pro Fabriano. E ora ci sarà il primo time out del secondo tempo chiamato dalla panchina gialloblu. Collegati ancora dalla Bombonera, quando sono passati esattamente 4 minuti e 15 secondi in questo terzo periodo. Ora a condurre l'Aristo Pro Fabriano per una lunghezza sulla super premiata Monterraro. Sicuramente c'è stata la reazione della squadra di coach Panza, che ha ricucito lo strappo e poi è riuscita a mettere la freccia e a sorpassare la Sud. Proprio ora i gialloblu ripartono dalla rimessa dal fondo, controlla la Villa, Panzieri fuori per Polonara, Villa, Panzieri si gira su Radonic e mette il canestro che vale il nuovo vantaggio della premiata 41-40. Parte Fabriano, siamo già dall'altra parte, Radonic del testa, ancora per Radonic, c'è stato poi il fallo ravvisato da l'arbitro con il fallo ravvisato su Matija Jovic, rimessa per la Aristo Pro Fabriano. Radonic fuori per Garri, Merletto va da tre, il numero 12 che per un nulla non trova la tripla con la palla che danza sul ferro del canestro, poi si sveglia fuori, risponde ora Panzieri con la sua di tripla, ma è troppo corto sul tentativo, recupera il rimbalzo Jovic, ancora la Sutor in possesso con Villa, butta dentro Villa, poi fuori per Panzieri, ancora una volta il suo tentativo da tre è corto, ma è la Sutor con Polonara a recuperare il rimbalzo. Villa in possesso, va dentro ora Villa per Polonara, per Polonara che con sottomano deposita il canestro che vale il più tre Sutor. Riparte Fabriano,
ha gestito bene l'urto di Fabriano in questo inizio di secondo, di terzo periodo da Sutor. Garri fuori per Del Testa, ancora dentro per Garri, contrastato da Pollonara, va Garri e fa valere tutta la sua qualità. Cercava un fallo non ravvisato dall'arbitro, l'esperto centro biancoazzurro. Riparte la Sutor con Villa, viene contrastato in maniera irregolare da Merletto nel suo tentativo di penetrare in area, quindi ci sarà la rimessa a favore della Sutor Premiata Monterranaro. Pazzieri, Villa, si butta dentro Villa che però si scontra con il petto, con la stazza di Luca Garri e commette fallo il numero 7 giallo-blu, quindi si riparte con la Aristopolo Fabriano che potrà usufruire di una rimessa, mentre la Sutor sostituisce proprio il numero 20 Pazzieri col numero 5 Jacopo Ragusa, mentre anche Fabriano opta per una sostituzione con Fratto che fa nuovamente il suo ingresso sul parquet della Bombonera a posto di Radonic. Si riparte dalla rimessa per la Aristopolo Fabriano. Del Testa, Merletto, ancora fuori per Petrucci, Petrucci cerca spazio, fuori per dall'altra parte per Del Testa da tre e lo sbaglia. Un canestro importantissimo che vale il vantaggio dell'Aristopolo Fabriano, 45-43. Ora la risposta della Sutor. Villa, Villa fuori per Lupetti, Lupetti da tre punti, il Varaghezze da tre punti, il numero 3 Varaghezze. La Sutor riprende subito il vantaggio 46-45 ad opera di Riccardo Lupetti. Ora Merletto prova a buttarsi sotto canestro ma trova l'opposizione, ci sembra, di Valerio Pollonara che commette fallo, ma è stato repentina la risposta della Sutor alla tripla di Del Testa che aveva segnato così il momentaneo vantaggio dell'Aristopolo Fabriano, che ora però è alla lunetta con Merletto che trova il primo dei due tiri liberi. Va ancora Merletto, trova anche il secondo vincente, ritorna in vantaggio l'Aristopolo Fabriano 47-46. Parte da Sutor, Jovic scambia con Villa, Lupetti, Villa, Ragusa, a spazio Ragusa, si mette dentro, si gira bene Jacopo Ragusa, Jacopo Ragusa che trova anche il fallo di Luca Garri. Ci sarà ora il tiro alla lunetta per il giovane classe 2000. Villa ora dalla lunetta. Sbaglia Villa che si dispera. Ma ora la rimessa sarà a favore della Fabriano. Petrucci contrastato proprio da Villa, va dentro per ora Petrucci, poi fuori per Merletto, la scarica anche lui, ancora fuori per Testa ma il suo tentativo stavolta non è
vincente da tre punti, ma è Capardio il numero 9 biancazzurro a buttarsi dentro, prendere il rimbalzo e adesso a conquistarsi anche il fallo che lo manderà dalla lunetta. Fallo commesso da Jacopo Ragusa per la sottopremiata Monterranaro, primo dei due tiri liberi per il numero 9 biancazzurro. Ora Sutor fa uscire il montenegrino Matija Jovic e fa il suo ingresso in campo il playmaker Michele Caverni, ma esce anche per Fabriano Luca Garri e fa il suo ingresso sul parquet Radonic. Tutto pronto per il primo dei due tiri liberi per Del Testa. Va il primo ed è vincente. Ristabilita per il momento la parità tra le due squadre. Sbaglia il secondo, recupera il rimbalzo Polonara, riparte la Sutor, filla in possesso per Caverni. Polonara scambia veloce con Caverni, si butta dentro il play giallo-blu, poi tutto fuori per Lupetti si eleva, troppo corto il suo tentativo da due punti. Riparte Fabriano, Merletto dentro per Fratto, si gira su Ragusa, Fratto ma perde contatto con la sfera, poi viene recuperata Radončić ma il suo tentativo da due fallisce, recupera la Sutor con Caverni, velocissimo dall'altra parte Lupetti, questa volta è corto il suo tentativo da tre punti che trova il canestro e trova poi le mani di Radončić che recupera il rimbalzo. Riparte la risopra da Merletto, Fratto dentro per Merletto e trova un canestro comodo. Quando siamo arrivati all'ultimo giro di lancette, la Ristopro Fabriano conduce per 50-48. Villa scambio con Polonara, ancora Villa in possesso da tre punti, Villa si riprende il vantaggio da Sutor grazie a uno dei uomini più caldi in questo match per quanto riguarda la formazione di coach Ciarpello, ovvero Francesco Villa. Risponde ora, prova perlomeno a rispondere l'Aristo Pro con Merletto che però non si intende nella linea di passaggio con Fratto sotto canestro. Si riparte quindi a rimessa Sutor quando mancano 30 secondi alla fine del terzo periodo. Fa il suo ingresso in campo per il giallo blu Panzieri che prende il posto di Polonara. E Lupetti. E Trebolada che prende il posto di Riccardo Lupetti. Panzieri. Ragusa. Ancora Villa. Vanno gestiti bene questi palloni per la Sutor. Villa da tre punti. Questa volta però non trova il canestro ma trova la Sutor, il rimbalzo che viene capitalizzato al meglio da Alessandro Panzieri. 55 Sutor, Ristopro Fabriano che ora prova a rispondere con Paolini che si guadagna un fallo a detta dell'arbitro. Un fallo commesso da Michele Caverni e tale fallo porterà Paolini dalla lunetta per questo tentativo di ricucire lo svantaggio. Sbaglia il primo due liberi Paolina. Va a segno anche il secondo, ora ci sarà il tiro sulla sirena della Sutor che però non sortisce effetti. Finisce il terzo periodo di questa sfida Sutor premiata Monterraro 53 Ristopro Fabriano 51. Ci risentiamo per raccontarvi gli ultimi 10 minuti del match.
di nuovo collegati dalla Bombonera di Monterraro per raccontarvi gli ultimi 10 minuti di questa tiratissima sfida che vede per il momento la Sudoro avanti 53-51 sulla Risto Pro Fabriano. Ci si aspettava una reazione della squadra ospite che all'inizio del terzo periodo c'è stata, ma la Sutor ha retto molto bene l'urto della squadra di coach Panza e adesso è pronta a giocarsi l'ultimo periodo di questa tiratissima sfida. Riparte proprio la Sutor con Ragusa, scambia con Caverdi, fuori per Pazzieri, Pazzieri si leva da tre punti, Alessandro Pazzieri apre questi primi 10 minuti con una tripla, più 5 Sutor, non poteva iniziare nella maniera migliore per la Sutor questi ultimi 10 minuti. Ora prova a rispondere la Risto Pro, ma Merletto e Pedrucci non si tendono troppo lungo l'invito del play bianco azzurro che non arriva a destinazione. Riparte la Sutor con Caverdi, Caverdi ora da due punti, sbaglia Caverdi, recupera il rimbalzo Garri, Paolin ancora per Garri, si gioca ancora fuori dal pitturato con Petrucci, con Del Testa scusate, che prova ad andare dentro ma trova il ferro e Tremolada recupera la palla che ora lascia a Caverni. Caverni cerca spazio, si va fuori per Villa, Caverni ora, Caverni fuori per Pazzieri, Caverni, Pazzieri ora da tre punti, ancora Alessandro Pazzieri, però questa volta il suo tentativo va a schiacciare il ferro. Ora dall'altra parte Petrucci prova a tentare fortuna, sempre da tre punti ma non gli riesce, però è la Risto Pro recupera il rimbalzo, Petrucci dentro per Garri, viene contrastato Garri da Caverni e trova il fallo, il numero 15 bianco-azzurro, fallo commesso appunto dal play di della squadra di casa, terzo fallo della gara per Michele Caverdi. Ci saranno ora due tiri liberi per la squadra allenata da coach Panza. Tutto pronto per i primi due liberi, va Grandi, sbaglia Garri il primo di due liberi. E Vicenti invece il secondo tentativo, 1 su 2 per Garri, riparte la Sutor che conduce più 4 questo match. Villa, Ragusa, Caverni, va dentro Michele Caverni, però stavolta non ha fortuna la sua incursione. Siamo però già dall'altra parte con Paolini che si carica fuori per Petrucci, ma viene fischiato un'infrazione della difesa giallo-blu. Si riparte quindi dalla rimessa per la Risto Pro Fabriano con Petrucci, fuori per Garri, da tre punti Garri si leva e questa volta trova un canestro veramente importante che vale il meno uno dalla Sutor premiata Monterraro per la Risto Pro Fabriano. Ora la Sutor guadagna una rimessa dopo il fallo del numero 9 biancazzurro Del Testa. Villa dietro per Pazzieri, poi Pazzieri trova sotto canestro Ragusa che prova a girarsi, il giovane Jacopo Ragusa che passa in qualche maniera tra le maglie bianco-azzurre e va a depositare il canestro che vale il più tessuto. Ora a rispondere sarà la Risto Pro, Del Testa, Radonis per Petrucci, Petrucci da tre punti e trova il canestro che vale il pareggio 58-58.
come al solito la Sutor ci regala ancora una volta una partita al Cardio Palma. E ora Panzieri va di sottomano ad appoggiare il canestro che vale il nuovo vantaggio alla Sutor. Risponde comunque la squadra di Calcio Ciarpella. Petrucci da tre punti, questa volta però viene contrastato efficacemente, ma viene fischiato un fallo a Panzieri, ci sembra, ma ora comunque del testa per Fabriano, lascia il posto a Merletto, mentre la per la Sutor fa il suo ingresso in campo Lupetti. Ci saranno comunque due tiri liberi per Fabriano. Petrucci va al primo e sbaglia Petrucci, un fallo quantomeno dubbio quello fischiato sul numero 8 Biancazzurro, e sbaglia anche il secondo Petrucci. Sbaglia anche il secondo, ora l'ultimo tentativo che va a segno questa volta, 1 su 3 per Petrucci, mantiene il vantaggio lo Sutor, mantiene il vantaggio lo Sutor di un punto. Villa, scambio con Panzieri, Villa, dentro per Ragusa che questa volta però non appoggia bene a canestro, recupera con Paolin il rimbalzo Fabriano, Paolino corpo sesso, si butta dentro ma non trova la via del canestro, trova il rimbalzo Lupetti che ora amministra da tre punti. Lupetti un po' sballato il suo tentativo che infatti non va a segno. Mancano 6 minuti al termine del match. Merletto fuori per Radonic, Paolin dentro per lo stesso Radonic che però viene contrastato in maniera irregolare da Villa. Ora per l'Aristo Pro fa il suo ingresso Fratto, mentre si riparte dalla rimessa per la premiata Montegranaro. Lupetti, ora Villa in possesso, chiama lo schema il numero 7 giallo blu, scambio con Trebolada, Lupetti per Ragusa, fa valere la sua stazza Ragusa sotto canestro, questa volta però anche stavolta come in precedenza non trova la zampata vincente il numero 5 della squadra di casa Merletto. Siamo già dall'altra parte con Merletto. Garri non si intende con Fratto, recupera la palla da Sutor con Lupetti, va Lupetti per Villa, Trebolada per Lupetti che prova pizza di tirare tre ma non lo fa, scambia dall'altra parte per Trebolada che si butta dentro, subisce fallo il numero 9 giallo blu, fallo di Fratto. Tirato anche questo ultimo periodo Trebolada dalla lunetta, va Trebolada con il primo dei due liberi, ed è ottimo anche il secondo, più tre Sutor quando siamo all'esatta metà dell'ultimo periodo. Riparte Fabriano, Merletto in possesso, va dentro Merletto e trova un grande canestro di sottomano. 62 Sutor, 61 Fabriano, Villa, Trebolada, Villa ancora, Ragusa, scambio con Villa che si gira da tre punti, Villa! Francesco Villa, incontenibile oggi, il numero 7 giallo blu, 65 Sutor, 61 Risto Pro Fabriano, la Sutor prova a dare una spallata decisiva a questa gara con questo canestro. Ora a rispondere Fabriano col suo uomo più esperto, ovvero Garri,
che non trova il canestro ma va a prendersi un fallo. Fallo fatto da Alessandro Pazzieri, che porterà ora l'esperto centro dalla lunetta. Nel frattempo per la Sutor esce Pilla ed entra Polonara. Va Garri dalla lunetta, trova successo nel primo dei due tiri liberi. A segno anche il secondo, 65 premiata, 63 Risto Pro, riparte ora la Sutor in possesso di Caverni, Pazzieri, Polonara, Caverni, va dentro Michele Caverni, Pazzieri, Caverni ancora, si butta dentro il play giallo-blu, poi la si va fuori per Pazzieri da tre punti. La sirena di 24 secondi, ma è troppo corto il suo tentativo, non arriva nemmeno al ferro del canestro. Ci sarà ora un time out chiamato dalla panchina del Fabriano. Minuti e 45 secondi al termine di questo match, la Sutor premiata Monterraro conduce per 65 punti a 63 contro la Risto Pro Fabriano, ma ora si riparte dalla rimessa a favore della squadra ospite. Gara, manco a dirlo, intensissima, come d'altronde la Sutor ci ha abituato a questo genere di match. La Sutor ha 10 punti in classifica, ma mai 10 punti furono più sofferti. Rimessa ancora per Fabriano, che amministra con Fratto, scambia con Merletto. Merletto, Garri, del testa da tre punti da lontanissimo, e trova un canestro fenomenale il numero 9 Biancazzurro, il canestro che vale il vantaggio della Risto Pro Fabriano, 66-65. Caverni, Pazzieri, va a spallate con Fratto e trova il fallo il numero 20 Pesaresi. Parte quindi dalla rimessa per la premiata Monterraro quando mancano esattamente 3 minuti al termine. Caverni, Trebolada, ancora Caverni a cercare spazio, va dentro Caverni, e sbaglia Caverni, sbaglia un appoggio apparentemente semplice. Questa è una brutta notizia ovviamente per i colori giallo-blu. Riparte Fabriano con Merletto, mentre sotto canestro Polonara commette fallo su Luca Garri, sanzionato dal direttore di gara. Polonara non è esattamente d'accordo, ma Garri andrà ora dalla lunetta per la Risto Pro Fabriano. È buono il primo libero di Garri. Ed è
ottimo anche il secondo. Ora la Riss Pro conduce di tre lunghezze, ribalta quindi la situazione alla squadra di Panza. Prevolata Villa, ora la Sutor deve reagire. Villa si eleva, Villa non trova il canestro. Villa, così come Caverni prima. Momento cruciale ora per entrambe le squadre. E Petrucci anche dall'altra parte lo trova il canestro, che avrebbe potuto dare un pugno importante alla Sutor. In questa fase riparte proprio la squadra di Cocciarpella. Polonara, Trebolada si butta dentro, Trebolada non trova nemmeno lui il canestro. Tre errori in serie da Sutor e questi errori pesano tantissimo. Manca un minuto e 40 secondi, ma dall'altra parte sbaglia la Ristoproba, sbaglia anche la Sutor al ribalzo, regalando così una rimessa alla Ristopro Fabriano. Escono nel frattempo Trebolade e Polonara per l'assunto, fanno il suo ingresso in campo Jacopo Ragusa e Riccardo Lupetti. 1 minuto e 39 secondi al termine del match che ora conduce la Ristopro per il 68-65. Riparte la squadra di Coach Pazza, va dentro Berletto e trova un canestro importantissimo per la Ristopro Fabriano, con la panchina gialloblu che chiama il time out. Ultime battute di questa sfida che ora sembra aver preso una chiara direzione, e la direzione è quella che porta a Fabriano, che conduce 70-65 sulla premiata Monterranaro, che ha avuto l'occasione di fare male ma ha fallito più volte il tentativo, e dall'altra parte ha trovato la pronta risposta della Ristopro Fabriano, che con la sua esperienza, che con la sua sostanza è riuscita a prendere il largo. Ora conduce con più 5. Villa da tre punti, riapre Villa da tre punti, riaccende la fiamma gialloblu, e non poteva essere altrimenti col suo uomo più scalzo. Siamo all'ultimo giro dell'accente. Berletto prova, perde per un attimo il controllo, ma recupera bene ora la sfera, va ora sotto canestro e viene fischiato il fallo a Jacopo Ragusa. Ora Berletto avrà la possibilità di andare alla lunetta quando manca un minuto esatto. Villa riaperto con una tripla la partita, Villa l'ha riaperto. Va Merletto, sbaglia il primo dei due tiri liberi Merletto. Non fallisce il secondo, 71 Fabriano, 68 Sutor. È partito l'ultimo minuto di questo match. Come al solito, qui c'è da sentirsi male ogni volta che la Sutor gioca la bombonera. E francamente è il bello ma anche il brutto di questa squadra, soprattutto per chi vive con intensità questa partita. Che però ora Villa questa volta non riesce a
dare quel canestro che avrebbe potuto mettere ulteriormente sotto pressione la squadra ospite. Merletto ora chiaramente gestisce questo importantissimo vantaggio, si butta dentro il numero 12 Biancazzurro, non trova il canestro e trova la Sutor, il fallo di Garri, mancano 18 secondi, terzo fallo dell'esperto centro biancazzurro. Ci sarà ora Lupetti che va dalla lunetta, mancano 18 secondi alla fine. Un po' di trambusto tra il direttore di gara e la e i giocatori della Risto Pro Fabriano. Sicuramente non una conduzione di gara serenissima da parte dei due arbitri oggi, molte rimostranze soprattutto da parte della Risto Pro Fabriano, ma anche la Sutor ha avuto qualcosa da recriminare. Ma ora si riparte, 18 secondi e 15 al termine, Ragusa dalla lunetta per la premiata. Ragusa la lunetta per la premiata e va Ragusa, il primo dei due tiri liberi. Sbaglia Ragusa il secondo, poi c'è il tentativo a rimbalzo della Risto Pro Fabriano che trova il fallo di Francesco Villa. Trova il fallo di Francesco Villa che banderà Luca Garri dalla lunetta. 71-69 per la Risto Pro Fabriano, nemmeno un secondo è passato da due liberi. Giacomo Ragusa, va Garri, sbaglia Garri il primo dei due tiri liberi proprio sotto il settore occupato dai giallo-blu. E qui non sbaglia il secondo Garri. Ci sarà ora il time out chiamato dalla premiata Monterradaro. Ultimi 17 secondi della sfida tra la Sutor premiata Monterradaro e la Risto Pro Fabriano che conduce 72-69, ma si riparte dalla rimessa per la squadra di coach Ciarpella. Un finale, beh, che dire, un finale veramente incredibile, e per come era andata poi l'andamento della gara, la Sutor è riuscita ad andare avanti anche di 5 punti, ma Fabriano con la sua qualità non ha mollato. Ora Caverni subisce fallo come prevedibile da Merletto, va in lunetta il play giallo-blu ora. Ovviamente per Fabriano, visti i precedenti, c'è un po' di paura a fare andare da tre i giocatori di Cocciappella. Ora Jovic esce e fa il suo ingresso in campo di Ancilla per la Sutor, ma esce anche Panzieri ed entra, no scusate, Panzieri rimane in campo. Caverni sbaglia il primo tiro libero. Va
va il secondo con il time out chiamato dalla panchina di Fabriano, 72 Risto Pro e 70 premiata. Eccoci di nuovo dalla Bombonera di Monterraro con un'istantanea del settore gialloblu che comunque continua a sostenere i propri giocatori. Si ripartirà dalla rivessa per la Risto Pro Fabriano, che ora ha l'occasione d'oro di andare a gestire quest'ultimo vantaggio. Merletto subisce fallo da Caverni, si va dalla lunetta per Merletto, potrebbe dare, diciamo, la spallata definitiva a questo match. Un match bellissimo dal punto di vista dello spettacolo, e questo grazie alle due squadre in campo, ma anche grazie alle due tifoserie. È stato sicuramente un bellissimo momento. Ora Merletto fa 2 su 2 dalla lunetta e crediamo che la partita, insomma, finisca qui. Caverni va dentro e trova il canestro del meno 2 su Utor, con Fabriano che chiama nuovamente un time out. Ultime battute del match tra la Sutor premiata Monterraro e la Risto Pro Fabriano, che conduce 74-72. I gialloblu sono già sul parquet, ora raggiunti dai ragazzi di Coach Panza, che potranno ora usufruire di un possesso o la rivessa che sarà battuta da Petrucci. Per vincere la Sutor ha bisogno di un miracolo, un autentico miracolo. Petrucci, Garri, spintonato sia da Villa che da Caverni, e il fallo viene fischiato proprio a Villa, quindi ci sarà Garri ad andare nuovamente dalla lunetta. Si gioca veramente sui dettagli in ogni secondo. Garri realizza il primo. Ed è buono anche il secondo. Torna più 4 Fabriano, riparte da Sutor con Villa, velocissimo il numero 7, fuori per Caverni, la palla si infrange sul ferro e regala così la vittoria alla Risto Pro Fabriano, che comunque ha condotto una gara perfetta, credendoci sempre, non abbattendosi mai, e ha conquistato meritatamente
questi 2 punti in palio. L'Aristopro Fabriano sale a quota 14 in classifica, la Sutor rimane a quota 10, avrà l'occasione di rifarsi fra una settimana nella delicatissima sfida sul parquet di Teramo. E ora andiamo a ringraziare chi ha dato vita a questa diretta, ovvero alle riprese Sergio Lupetti, e per il montaggio grafico e tutto il resto Matteo Menghini della 4.5 Design, e Diego Pierluigi che vi ha raccontato con la sua voce questa emozionante sfida che, ricordiamo, è finita 76-72 per la Aristopro Fabriano.